Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo ancora una volta di acuti, vediamo quali sono i tre errori da evitare. Cantare in Libertà. Intanto facciamo una premessa. Dobbiamo innanzitutto saper respirare bene, questa è la prima cosa, e c'è una puntata sul mio canale proprio dedicata alla respirazione diaframmatica e vi lascio il link in descrizione. Poi assicuriamoci sempre di essere nel nostro range vocale, quindi significa che ognuno di noi ha una propria vocalità e dobbiamo starci lì dentro, altrimenti una canzone troppo acuta comunque resterà troppo acuta, anche se noi tecnicamente siamo pronti per fare quella nota, però se è troppo alta non riusciremmo comunque. Anche per questo vi lascio in descrizione una puntata dedicata proprio alla classificazione delle voci per capire un po' a quale range vocale voi appartenete. Poi, una volta capito il brano che dobbiamo cantare, se appartiene o no al nostro range vocale, se per caso vogliamo cambiare la tonalità, con un programmino gratuito che si chiama Audacity si può fare e io ho fatto una puntata anche su quello, quindi vi lascerò un link anche su come fare per cambiare la tonalità di una base, di un brano e quindi andate a dare un'occhiata. Bene, passiamo a capire quali sono gli errori. Il primo errore, quello più comune che io vedo, ho visto in questi anni, è quello di alzare la testa quando si cerca di fare una nota acuta. Perché noi immaginiamo le note che siano in alto. In realtà ogni nota è nel piano, quindi ho una nota bassa, ho una nota centrale, ho una nota acuta, rimane comunque come il pianoforte nel piano. Invece noi immaginiamo sempre di essere troppo in alto. E a tal proposito vi farò fare un esercizio. Provate, alzando la testa, a ingoiare la saliva. Provate prima normale, stando dritti e allineati con le spalle, e poi alzate la testa. Sentirete proprio una costrizione, quasi non riusciamo ad ingoiare in questa posizione qua, perché andiamo a schiacciare proprio la laringe e quindi diminuiamo proprio lo spazio. Quindi se noi vogliamo cantare un acuto o qualsiasi nota, alzando la testa avremo una limitazione, il suono risulterà più strozzato. Ah, non riesco proprio. Non riesco, alzando la testa è impossibile. Quindi provate, se avete questo vizio, perché qualcuno ce l'ha, proprio mantenetevi la testa dritta e non alzate dritta e non alzate la testa. Il secondo errore che vedo fare spesso è quello di irrigidire il collo e tirare su la laringe, quasi a uno sforzo per fare una nota acuta, quasi pensando a una cosa difficile, quindi a dover fare uno sforzo. Questo è un altro errore che vedo sempre fare, quindi cercate invece, magari anziché pensare le note in orizzontale, facendo questo, pensatele più in verticale, con la bocca proprio più in verticale, anziché anche questo. Tende a sforzare irrigidendo il collo, alzando le spalle. Questo invece deve essere una zona questa sempre rilassata. Quindi proviamo a verticalizzare di più. Anziché in questo modo qua, cercando sempre il controllo del nostro caro diaframma. In questo modo, se noi cerchiamo di verticalizzare, possiamo meglio fare il passaggio di registro dalla voce di petto alla voce di testa. Quindi se noi facciamo tendiamo ad alzare la laringe, vedete che proprio si alza, noi dobbiamo cercare di stare fermi qui e non Per fare questo c'è un esercizio che si può fare, che è sfruttare una piccola apnea prima di fare un acuto. Ad esempio, c'è una canzone di Anna Oxa, Quando nasce un amore, che tutti conosciamo. È un'emozione nella gola, da quando vola. Quel da, c'è una lettera D avanti alla A dell'acuto che ci può permettere di fare una piccola apnea,
per fare il passaggio di registro. Quindi, è un'emozione nella gola, da quando nasce a quando vola, anziché da quando nasce, ma prendiamo la D, siamo un attimo sulla D, da quando nasce a quando vola. Quindi una consonante ci può aiutare a switchare, diciamo, nella voce di testa. Se invece partisse direttamente da una vocale, potrebbe essere amore mio, immenso e puro, ci penso io a farti avere un futuro. Come vedete, anche qui, immenso, c'è una piccola apnea, a farti avere un futuro, anziché amore mio, immenso, sentite come tirando non va bene. Ci penso io a farti avere un futuro. Ok? Quindi questo può essere un modo di fare un cambio di registro, e in questo modo vi aiuta un po' a fare questa linea. E io vi lascio in descrizione una puntata proprio di un vocalizzo che è no 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 no, che sfrutta proprio il principio dell'apnea sulla nota più acuta. Ve la lascio in descrizione, ed è l'esercizio numero 6, mi pare, dei vocalizzi. Terzo errore da non commettere è quello di non spingere il suono, ma sostenere il suono. Cioè c'è una bella differenza tra un suono spinto, così con la forza, e un suono preso leggero, e poi portato in avanti. Ah, non va bene. Ah, va meglio. Quindi se noi vogliamo, per esempio, allontaniamoci, facciamo finta di essere lontani da chi ci deve ascoltare e facciamo una voce tipo come se chiamassimo un amico, ma in maniera proprio oh! Ehi, avete presente? Quindi facciamolo prima così con dei suoni corti per abituarci ad avere un movimento morbido. Oh! Ah! Con tutte le vocali, se vogliamo. Poi piano piano proviamo a salire. Ah! Ehi! Poi una volta che vediamo di essere comodi, possiamo mantenere questo suono. E portarlo in avanti. E non forte, perché questo ci fa irrigidire, ma sempre morbido, sostenendo, guardate il gesto di sostenere questo, quindi con il diaframma, portare un suono fuori, ognuno nella propria vocalità, ovviamente. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Io vi ricordo che, perché questo è un luogo comune, avere la voce più alta non significa cantare meglio, anzi, assolutamente no. Come nella natura ci sono mille colori e ogni colore ha la sua funzione, anche nella musica ci sono tanti timbri vocali, tante voci, più bassa, più acuta, eccetera, e questo serve proprio alla musica. Quindi ognuno di noi ha il suo utilizzo, diciamo, ha la sua funzione per la musica. Quindi non significa nulla se una voce è più acuta, se una voce è più grave, ma l'importante è cantare bene nel proprio range vocale. E sicuramente è molto meglio sentire una nota alta cantata bene e non una nota altissima ma cantata male.